Le chiamiamo dittature nazi-sanitarie perché si realizzano prima di tutto violando il diritto fondamentale di ogni uomo di decidere come curarsi e fondano il loro primo sopruso obbligandoci ad un trattamento sanitario inutile e nocivo, senza alcuna logica medico-sanitaria. Ecco che ci ritroviamo di nuovo a comportamenti e leggi naziste che vogliono portarci ad essere obbligati a curarci come decidono loro. Per chi non lo sapesse, alla fine della Seconda Guerra Mondiale, quando ci fu il processo di Norimberga, dagli atti del processo furono estratti tutta una serie di principi che furono redatti all'interno di quello che poi fu chiamato Codice di Norimberga o Trattato di Norimberga, firmato da tutte le nazioni. Questo Codice di Norimberga è stato redatto per contrapporsi alle stesse leggi di Norimberga, le stesse leggi naziste di Norimberga, che anni prima appunto i nazisti avevano promulgato per erigere a sistema, a legge dello Stato, il crimine verso gli individui che loro decidevano essere nocivi per il bene comune. I nazisti furono i primi a rendere il crimine verso l'umanità sistema legalizzato, legge dello Stato. Cioè, nella storia ci sono state altre dittature, altri sistemi dittatoriali che compivano crimini verso gli individui, ma i nazisti sono stati i primi a rendere legale, legalizzato il principio della violazione dei diritti. Per loro era giusto renderlo legale, renderlo parte del sistema delle leggi con cui gestivano la società nazista. E quindi, attraverso queste leggi, crearono i presupposti socio-legali per poter fare tutte le loro nefandezze contro gli ebrei e contro tantissime altre etnie ed altri popoli. Nel codice, quindi nella parte che fu redatta in contrasto alle leggi naziste, è stabilito un principio fondamentale, quello del consenso dell'individuo a qualsiasi tipo di sperimentazione su di lui. Questo concetto di consenso nacque in quell'occasione. Naturalmente, con sperimentazione poi si intende qualsiasi tipo di intervento medico-sanitario, concetto poi riaffermato nella Convenzione di Oviedo. Quindi questo codice di Norimberga, che fu redatto proprio per opporsi alle leggi naziste, rappresenta la prima formulazione chiara del fatto che ogni individuo deve prestare consenso per qualsiasi tipo di intervento gli venga effettuato. Che sia una sperimentazione, che sia una cura, questo non ha nessuna importanza. Si stabilisce un principio fondamentale, quello del consenso, che poi dopo diventa consenso informato, come è ovvio che sia, e che è a fondamento del rispetto dell'individuo. Quindi ogni volta che qualcuno tenta, attraverso il ricatto, come nella legge Lorenzin, o attraverso altri sistemi, attraverso la paura, attraverso qualsiasi sistema, ad obbligarti a sottoporti a un intervento sanitario di qualsiasi tipo, dal tampone all'analisi sierologica, qualsiasi cosa, al fatto che ti stacchino una cellula della pelle senza il tuo consenso, perché lo violano direttamente o indirettamente, cioè uno obbligandoti oppure ricattandoti, coloro che compiono questo gesto stanno andando contro il codice di Norimberga. Ma se il codice di Norimberga è stato redatto contro i nazisti, vuol dire che chi va contro il codice di Norimberga è un cazzo di nazista. È logica questa. La Lorenzin, che si vanta tanto delle sue stronzate contro i Novax, è una merda di nazista, perché la sua legge va contro il codice di Norimberga, che è stato redatto per andare contro le leggi naziste. Quindi se lei va contro il codice, automaticamente si autodefinisce nazista. Non è neanche una questione di scelta nostra di volerla definire così, è lei che con quell'atto si definisce tale. Qualsiasi legge, azione che vada contro quello che è stato stabilito nel codice di Norimberga è nazista, perché il codice di Norimberga va contro le leggi naziste. Per questo le chiamiamo dittature nazi-sanitarie, perché nascono violando prima di tutto quel diritto.